Grazie. Bella a tutti ragazzi, benvenuti qui in un nuovo video. Vogliamo ringraziarvi prima di iniziare, perché è meglio così, fidatevi, di tutto il vostro sostegno che ci avete dato in questi anni tanti. Ormai sento la vecchiaia e la morte che si avvicina piano piano. E in particolare vogliamo ringraziarvi per aver... facciamo uno stacco perché mi sono impappinato. In particolare vogliamo ringraziarvi perché siamo riusciti a raggiungere il traguardo dei 10.000 iscritti. Un applauso, regia, grazie. E come vogliamo festeggiare questo nostro traguardo? Facendoci male. Facendo male. Io ho la febbre. Grazie. Ok, quindi clickbait, mettete un mi piace per la febbre di H. Proseguiamo. Fallo. Perché vogliamo distruggerci il fegato, lo stomaco e tutte le altre parti del corpo vedendo quello che c'è? Perché non siamo una quindicella di discoteca. Esatto. Cosa? No. Distruggerci il fegato. Ok. E vogliamo fare una challenge che io non ho idea se qualcuno l'ha già fatto. Non esiste. È un miscuglio di challenge, come sarà un miscuglio di merda che mangeremo. E si chiama Chaos Toast. Chaos Toast Challenge. Come funziona la Chaos Toast Challenge? Mamma mia. E ci sono dei mattoni. Li abbiamo fuori. No, scherziamo. Ci sono dei toast che sono lì. Non so se li vedi inquadra la telecamera. Sì, ci sono della Mulino Bianco. No, soldi, dacci i soldi. Mulino non Bianco. Abbiamo morto perché scusate, e ci sono un totale di 34 ingredienti, se non mi sbaglio. 34 cose da mangiare. Più o meno. E più disparate in assoluto abbiamo l'olio, il mandarino, il Pontis, la pera, delle noci, un po' di tutto abbiamo, soprattutto piccante. Siamo stronzi fino alla fine. Noi ci odiamo. Ragazzi, da notare una cosa molto importante: non abbiamo preso l'acqua. Non abbiamo preso l'acqua. Però abbiamo qui. Non sappiamo se era voluta o meno questa cosa. Ognuna di queste cose è numerata. Cioè, non è vero, non è numerata. È stata scritta non dentro a dei biglietti. Ne ho già perso uno, sono 33. Ci sono tutti questi ingredienti sono stati scritti e messi all'interno di questa specie di teca della Super Enalotto. Cosa faremo? La Super Enalotto. Super Enalotto. Cosa faremo? Ognuno di noi pescherà 5 ingredienti e dovrà farsi un toast. Non lo scaldiamo perché per amor del cielo già è abbastanza quello che stiamo facendo. E dopo tutti insieme, quando tutti avranno scelto i propri ingredienti, lo mangeremo. Bene, io ringrazio mia madre e mio padre per avermi creato e sostenuto in questi 20 anni della mia vita. È stato un piacere, ci si vede un più avanti. Il testamento tutto. L'ho già fatto nel terzo cassetto. Non aprite il secondo. Non aprite il secondo. C'è una clausola, tra l'altro, io sono allergico a molti di... Sì, esatto. Ad alcune di due terzi di cibi. Quindi sono esonerato. Cioè, quando si usa certe cose che ne faccio un cioè, in realtà volevamo fargliene mangiare lo stesso, però dopo sarebbe stata veramente l'ultima cena di pure. Però era un click di quelli. Va bene. Procediamo a iniziare. Io volevo iniziare per primo. Attenzione. Quanti ingredienti a testa? 5. Tu hai detto 5. Io sapevo 5. Vai a vedere la videocamera. Sono due. Ormai sei andato. Tutte e due li prendo. Ormai te li tieni, dai. Allora ho il prosciutto e già andiamo bene. E sardine. Ci siamo. Ci poteva stare. Vai. Me ne mancano altri tre, li pesco tutti e tre. Esatto, mettimi lì da parte. Ne pesco tre. Uno è mio, quindi sono già nella merda. Perché la maggior parte miei sono dolci. Oh, il Philadelphia. Ma oh, ti sta andando benissimo. Grazie, perfetto. L'olio. Vabbè, olio buonissimo, sta. Grande. E il peperoncino, ciao! Quale? C'è il mio, il peperoncino là in fondo. Ma in realtà non mi è andata malissimo, se posso essere sei l'unico che ce l'avrà bagnato! Che cosa? Ok, questa è la mia spesa di oggi. Barbara D'Urso, inquadrami. Vado io? Vai tu, pollo. E ho schivato l'ingrediente segreto di pollo. 1, 2, 3, 4, 5. Cavolo, c'hai la mano contata. No, vedo il mio arancione. Dai, vai. Ci metto il mio arancione. Salsa tartara, che non so se ci sono allergico. Lo scopriremo. Sì, probabilmente sì, pollo. Sì. Probabilmente sì. Però intanto la mettiamo qua. Però no, si ripesca subito. Ripesca, dai, se no. Ciao. Vedilo bene. Sì, la salsa tartara sì, pollo. Devo andarmi bene. Poteva andarmi bene. Ma in realtà. Oh, uno di base. Cazzo, il Kinder Pinguì! Però aspetta un attimo, controllo se non ci sia il cocco roba varia.
C'è andata bene Kinder Pinguì. Kinder Pinguì, zucchero, va bene. Cioè, limone. Ok. Beh, vabbè, ma bomber, ma ti sta andando da Dio, guardalo. Il limone, attenzione. La panna spray. È il top del diabetico questo. Cazzo. E l'origano, godo. Quale Così a caso, anche questo mi ispira. Via. Allora, ottimo origano due volte, quindi è già stato escluso. No, sono l'origano. Sì. No, vabbè. Sono due. Vabbè, escludiamo. No, sono io, è diverso, questo è forte. Il suo è quello. Noci, perfetto, le noci. Non sapremo come aprirla. Sì. No, le noci le sbatti nella testata. I fonti. Bella, bella. Che sono fatti anche di noi. Ananas, però, ottimo. E la paprika dolce. Che ci ho messo io, grazie. Esatto. Quindi non la piccante. Che so già che pesco il tuo. Allora, forza. Allora, no dai, panna cucina, hai detto sì, ma non voglio la panna cucina. No, rega, io la, cioè, le sottilette. Ma dai, ti sta andando bene, ragazzi. Adesso mi arrivano le codette, le caramelle. Che sono due, sono due. Le caramelle sono queste, ragazzi, capito? Cioè, io non ho parole. Ma quale vuoi, l'arancia o il limone? Pere sciroppate. Buonone, mi hanno detto, con le sottilette. E ultimo, una barretta. Perfetto, dai. Troppo buono il tuo ingrediente segreto. Prendo questo. Non esiste ancora. Io dopo ne faccio un altro, voglio mangiarlo. Mi ha costato talmente tanto. Cosa cazzo hai preso, pollo? Quindi the knife. When the knife is gone. Let's go. Possiamo andare? Sì, c'è una luce stranissima. Alfonso? No, sì. No, perché dici no? Vai. Allora, spero sia buono questo olio. Io comincio dal frutto. Ma tu la vedi pesca sciroppata? Perché è sciroppata? No, vecchio, le sciroppate. Vi prego, voglio. Ti ho messo un po' d'olio. Dai, vabbè, quella. No, le sciroppo. Perché non le aprivo. Ma io ci devo mettere proprio il limone? Sì, no, questo è il mio top. Questo è il mio top. È buono, mi hanno detto. Ma basta che ci fai un taglio in mezzo, quello si è a posto. C'è il taglio in mezzo. Ah. Vabbè, dai. Allora, cos'hai preso, l'origano della morte? No, quello lì è l'origano siciliano. Ah, ok. È proprio favorito. Guarda che spolverà. C'è quest'olio che non c'è, non viene assorbito. Che bello, che benessere. Aspetta che basta! Oggi Fonzis, perché sennò. Sì, ragazzi, ma la cioccolata, ma cazzo, la metto. Non barate! Guarda quello che ha messo! Lo rigano sopra! Che cazzo di rigano è quello? No, ce la devi mettere tanto! Ce la devi mettere! Cioè, guarda io quanto rimane. Posso essere sincero, ma sono l'unico che non vede l'ora di assaggiare le sardine. Raga, con tutto il rigano che ci ho messo io, cazzo, sto crepando ormai! Mamma mia! Vai giù di! Oh, ma mica dobbiamo morire, eh! Ma insomma! Guarda questo! Che questo qua è ancora più piccante! Ok. Cazzo, adesso mi è caduto un altro. Oh! Quelle sono prese dalla mia scorta personale. Porca. Guarda, mio olio. Salame, no, mai. Mi serve il coltello, ragazzi. Abbiamo un altro anche. Aspetta. Ma tu hai preso le acciughe? Sì. Beh, sono al peroncino puro. Lo so bene, non so, mi serve il coltello. Ma la mia alla fine non è che di avere. È tutto porchino. Credo di aver esagerato con la panna. No, ho fatto la cagata. Ho usato questo cucchiaio, pollo. Sì. Stai dietro. Ho fatto la cagata di panna. Dopo. Poi. Cioè, aggiungiamo vomito al vomito. Poi. No. Ma non l'altro, bello, buono. Dopo che dopo. Non sa che dopo ci aprono il culo. Allora. Dopo dobbiamo mettere tutti i toast, giusto? Magari basta, Baldo. Allora ma deve essere. Ma però che ci può. Cosa posso. C'è una carota qua. Siamo pronti? Che cazzo! È il più buono, su. Ma so, che cazzo! Ho fatto la macchinina! Con la sottile. No, tu puzzi troppo, e dai che sono di olio, finisce! Apri, questo è il mio. Aspetta, H. Quello è il tuo. H. Dove poi me lo mangio. Apri. Ma devi chiudere.
che schifo, ragazzi. Allora, questo è il mio, Robaldo. Allontaniamolo. Una puzza di pesce. Questo è quello di Ivens. Ricordiamo gli ingredienti: sottilette, cioccolata, caramelle, pere. Nel mio c'è panna. E panna, panna non la cucina. Nel mio c'è Philadelphia, prosciutto, sardine, olio a cazzo e peperoncino con origano e cazzi vari. Questo è quello di H con Fonzi, origano, ananas e paprika. Paprika, paprika piccante. Sotto c'è qualcos'altro? No. Ok? Invece alle noci. Invece in quello sarebbe di pollo c'è limone, zucchero, Kinder Pinguì, panna montana e origano. Facciamo il nuovo gatto. Il suo è il diabetico plus origano. Però questo, ragazzi, è bellissimo. Questo qua è l'esotico. È tipo l'esotico da esposizione. Esatto. Il mio è Cars col cioccolato sufficiente. Sembra più un'opera d'arte moderna. Sembra ermetismo sto cazzo, ciucciami. E il mio è un pescatore, cioè quel tipico pescatore che ha finito il sardine alla presenza. Pescatore a cui piace malavoglia. Esatto, il malavoglia a cui piace il piccante, perché è leggermente ma anche se rimontare perché l'ha cagato. Bene, andiamo avanti allora. Chiudiamo. Mamma mia, mi viene male. Con le mani unte. No, vorrei far notare com'è schiacciando. Aspetta che chiudo la mia creation, sorrimi. Sta dentro la videocamera. Vado, andiamo. Che benessere! Aspetta che non so se si intende tutto. Ok, dobbiamo mangiarlo tutto. Buon appetito! Mi sembra di essere uno di quei quattro muratori che c'è nel proprio quadro sulla trave. Aspetta. Consideriamo che abbiamo appena passato le feste. Quindi lo stomaco è già da solo, ci sarà Emiliani, mangiamo dei suini come dei suini. Mi sta svoltando il più scusato. Muoviamo, ragazzi. Alla vostra. No, non tocchiamo nel forno. E dai, che non va. Mangiate la bella che mi va, che vuole essere mangiato. Vabbè. Non è male. La paprika e l'ananas sono proprio... Io so di niente. Sono piccante. Di merda, no? Non vorrà così. Ma sai che buono? Oh no. Tutto bene? Oh no. Oh no. Non sta bene. Aiuto. Si sente il limone. Ha appena creato il suo toast preferito. È arrivata la paprika. Ah, ecco. C'ha solo di ananas e paprika, però è buono. Ma che cazzo tu hai che è quello più buono? È il limone, secondo me, che non lega molto. Sono un quarto d'ora. Ma guarda, le continuano a finire. Basta! Ragazzi, siamo a 10.000. Dopo questo video dobbiamo arrivare a 20.000 nell'arco di una settimana. Sì, anche perché moriamo prima. Cambiamo challenge. Ma perché sta parlando di un soprano? Arriva. Ti uccide. E poi lo regalo anche il limone. E poi torna a chiederti qui poi il limone. Il limone aspetta, torna due volte, no una, due. Ma perché il pane rimane, però il pane è intriso di limone. È buono. Che è buono. È come salutare, no? Mi è arrivata la paprika negli occhi. Caramelle a parte, si può mangiare, Ma che cazzo lo mangia? Sarebbe stato bello cioccolato e sardine. Cioè, cioccolato e frutta ci può stare. Ma per lì,
La panna ma tanto che di culo. E non inizialmente è andato un po' di culo a tutti quanti. Però io ho questa caramella già addentata al primo morso, non è ancora andata giù, cioè si è morto dal tosso. Ho voluto minare. Ma voi avete finito? C'è la buona. Che cazzo? Okay. No, ne vuoi il pezzo di questo? Vorrei sentirlo in effetti. No, io ho la mano, poverino. Non sono l'assaggiatore ufficiale. Ma spero di averti dato con tanto limone. Ma che limone non è. L'odore non è di tanto. Che l'odore che dà fastidio, ok? Cazzo! C'ha ragione! Ma che senti? E inizio il porro, poi pian piano rimbalazzo del limone. Poi lo legano. Dobbiamo tagliarli in quattro e mangiarli. Ma no. Io sono felice del mio ananas. Allora fate che forzi. E origano. Perché è un gusto un po' particolare, perché è acidulo, no? Quindi acidulo! È che termina con l'origano. Il problema è che parte allora panna, pinguì, limone a ciocco, cioè lo senti un'ondata di limone e poi quell'aroma d'erba. Che terribile! Ragazzi, questo poi è fatica a finirlo. Sì, fa così cagare. Porca troia! Sei più buono. Ma perché? E vuoi mezzo? Cazzo, limone frega un sacco. Grazie. Ah, guarda che brucia. Ne vuoi una fetta? Te li fai? Cioè, non potevi prendere le caramelle cremose. Devo andare al dentista adesso. Ma il cioccolato e le caramelle devo andare al dentista. Cosa cazzo fai? Lui sciacqua! Lui sciacqua! La gente muore, lui sciacqua! Non ha dato l'acqua! Ho le foglie di origami, faccio il pinguino! Vogliamo fare un ultimo? Tenta di... Pollo pezzo! Fa veramente cagare quello di quello, l'ho sentito, fa veramente schifo! Sta vomitando in un pattume! Così per controllare. Non mi fa vedere che mi stanno regolari. Quello che vogliamo fare adesso con gli ingredienti restanti, che dovrebbero essere circa 14, ne pescheremo due a testa e faremo un panino finale da dividere in quattro. Guardaci per favore.